tanti italiani, c'è un italiano che sta portando alta la nostra bandiera nel mondo ed è l'astronauta Parmitano, intervistato oggi da Enrico Letta. Guardate. Luca, buongiorno, non so se buongiorno, buonasera, buonanotte, che cos'è? In questo momento è giorno sia da un punto di vista dell'orario a bordo della stazione, ma è anche giorno fuori dalla stazione. Siamo nel mezzo dell'Atlantico in direzione dell'Africa e il sole splende intorno a noi. Io volevo dirle quanto siamo orgogliosi di lei. In realtà sono io ad essere orgoglioso dell'Italia e di un sistema che mi ha permesso di arrivare oggi sulla stazione e di fare effettuare le attività che ho fatto fino adesso. Il messaggio che lei ci dà è bellissimo, viene dallo spazio, io spero che messaggi simili vengano anche dalla Terra e dal nostro paese, questa è la cosa più importante. Si tratta del casco che ho utilizzato durante entrambe le passeggiate spaziali, il casco della mia tuta EMU. Il caso che mi ha salvato la vita, che mi ha tenuto in vita durante la prima e mi ha salvato la vita nella seconda. Lassù dove lei si ha paura? Mentre ero fuori, durante gli ultimi riei, quindi con l'acqua che mi ricopriva gli occhi, il naso, le orecchie, senza poter più vedere né sentire, soltanto il mio istinto a guidarmi verso la camera stagna, e in quel momento non c'è posto per la paura, c'è soltanto posto per cercare di creare un piano d'azione. Innanzitutto, le giornate di quante ore sono lassù? Sono le stesse giornate nostre? La nostra giornata è un po' artificiale, perché in realtà noi abbiamo 16 albe e 16 tramonti, quindi non possiamo seguire un ciclo naturale di albe e tramonti. Quando tornerà l'aspetto qui, se poi magari c'ha un posto per la prossima missione, vengo con lei. C'è molto spazio in questo campo, in Italia c'è un'eccellenza. Ricordo che in questo momento quasi il 50% della stazione è stato costruito in Italia, quindi veramente un vanto unico nel mondo.